qualcuno dirsi. Io sono sempre il personaggio, non sono Luzio. Non sono Luzio. Leggo la posta di Luzio. Ma come non sei Luzio? Luzio, sta che sei Luzio? No, no, non sono. Chi sei? No, non sei Luzio. Dai. Sono il parruccomane. Ma come fai a leggere per la posta di Luzio se non sei Luzio? Luzio adesso ha intervallato quest'altro personaggio di leggere la posta che gli arriva. Ma no, le poste per Luzio, scusa, uno che chiede informazioni chiede a te. Scusa, sei tu il personaggio, mi dai, dai, sei Luzio. Sono Luzio. Beh sì, dai, cazzo. Anche con la parrucca. Salve ragazzi, benvenuti sempre sul primo di Luzio. Qui il mio accanto, diciamo, il solito e grande showman Andrew, che naturalmente stiamo qui per inaugurare la posta di Luzio. Adesso la questione di secondi, il postino c'è. Chi è? Salve. Buonasera. C'è posta? Ho portato delle lettere per posta di Luzio. Oh, grazie mille, ne era tanta? Com'è? Era tanta. Sì, era tanta. Ho capito, ragazzi, era tanta posta, guarda qua che roba. Che roba. E qui c'è il mio carissimo Andrew che mi darà una mano. Come ben vedete, addirittura dallo Zambia. Si vede qui? Zambia. Anche dallo Zambia mi scrivono. Ma chi è tutta questa gente? Non lo so, qua è dallo Zambia. Certo, e dice che c'è anche i biglietti floreali per te. Vediamo, dai, qui c'è la posta, ragazzi. Vuoi guardarla adesso, sta posta? Sì. Vediamo cosa ci stanno domandando. Che ne so? Adesso fammi aprire. Vediamo un po'. Oh, questa è una bella lettera. Oh, una bella lettera. Beh, lettere su lettere. Partiamo, dai. Naturalmente. Ci regalano dei fiori già, guardi. Prima di avere una risposta, già ci mandano dei fiori. Questa addirittura ci ha mandato un regalo, vedi, una borsettina carina, vedi. Sono anche contenti che noi diamo le risposte, quindi già ci mandano i regali prima di riceverle. Pensate che roba questa posta di Luzio, è roba importante. Gentile Luzio, io qui sono un caro sostenitore del suo canale. Siamo fortunati di essere qui ed essere stati ascoltati e in questo momento anche essere letti. Noi abbiamo qualcosa su cui dormire grazie a lei, ma ci sono tante persone che come noi non hanno la possibilità di essere, di che arrivi il suo segnale e di poterlo ascoltare. Sai, la povertà è tanta e il paese si rende in gravosa malattia, ma logicamente quello che le voglio chiedere è del mio cuginetto Giacomino, che si trova col suo compitino di matematica e ahimè ha studiato poco algebra e molto ancor di meno geometria. Lei cosa gli consiglia per poter, diciamo, un pochettino sviare la situazione? Io devo rispondere? No, adesso io, no, un attimino, ma c'è Luzio, ma c'è anche Andrew. No, vabbè, sì, io perché ho altre lettere qui. Lei non si preoccupi, non si preoccupi. Qual è il problema, scusa? Allora, Giacomino non ha studiato tanto la matematica. Quando è ha detto la nostra lettera? Presto. Beh, sì. Io il mio consiglio sarebbe di studiare. Non ce la fa. Non ce la fa. Ci ha messo anche la foto che piange. Che piange, capisci? Piange. Allora, cosa si fa qua? Mi dispiace questa cosa qua. No, ma altri dei fiori, provare, va. Addirittura possiamo due. Far fare una lezione di matematica a Luzio al prossimo video. No, io gli potrei dire. La tecnologia è permessa? No. Durante il compito? Non è permessa. Se è nascosta, sì. Allora, ci saranno sempre i famosi bisognini, ok? Naturalmente a livello, che fa lui? Ogni mezz'ora fa questi intervalli temporali. Ho capito dove vuole andare a parare, cosa c'ha? Deve far finta della vescica debole. Ecco, c'ha la vescica debole, sì. Quindi va in bagno, poi si collega anche con noi. Ho capito. Possiamo fare il streaming. Vabbè, sì, io sarei contento per te, però secondo me mi sono su qualche sito più professionale di matematica. Non perché non abbiamo tempo, noi potremmo, ma non abbiamo tempo. Ho capito. Poi potremmo. Ma noi qui gli puoi dare il consiglio e poi dopo se lo gestisci. Certo. La vita se la deve gestire. Certo, creare un collegamento. Dammi così, non è che ti prendi in carico la vita, no, fa per cose per te, capito? Vescica debole, Vescica e bisogno debole. Diuretico associato a un internet collegamento al bagno, con la sua filosofia dello stare nel water crawl. Quindi lì risolve il suo problema. Passiamo alla sua lettera. Ma guarda, qui c'è un signore del Trevigiano che ci scrive che ti apprezza molto, ti guarda sempre con tutta la famiglia, eccetera, eccetera. Anche se, insomma, con la famiglia fino a un certo punto, perché il figlio è
comunque in una situazione un po' difficile adesso per tossicodipendenza, però è rimasta la moglie, è rimasta. Questo è un imprenditore che niente, molto soddisfatto del suo lavoro, quando ti guarda si può rilassare dal suo lavoro eccetera, quindi gli fai un'opera bellissima. C'è un piccolo problema, praticamente è sotto in banca di 1.270.000 euro e dice che non sa come fare. E tra l'altro non ha detto niente alla moglie, quindi c'ha il doppio problema. Ecco. Ecco, non so, cioè dice, aiutami tu, dammi un consiglio perché sono disperato come imprenditore. Ho capito. Cosa possiamo dire a questo ragazzo? Io già sto facendo nel video la sua risposta, addirittura Lucio... Deve fare presto. Sì, sì, no, no, risponde con l'immagine anziché con le parole. Sì, questa non la capisco io, non la capisce neanche il nostro amico, cosa la deve Bibbia, fare? Stappiamo la Bibbia. Fa prete, scappa in convento, così certo. Non lo deve dire alla moglie, eccoci. Ma la ditta indipendenti non ce ne frega niente, la chiamata di Dio è grande, quindi tutta la ditta in chiesa, tutta la ditta in moglie, certo, la che la poi prometterà la moglie, se può può andare al Pantheon, l'unica chiesa pagana che esiste nel mondo ancora lì, bella eretta al centro di Roma, e si fa il suo dio pagano, insomma. Problema? Qui c'è creare questa dicotomia di scelta. Ci scrive il canale Serafino. Qui ci scrive tutti i giorni la piccola Lorraine. Sì, no, scusa, questo è molto breve. Come c'è un amico nostro, un conoscente, non dico il nome, ma solo il cognome, ma solo il nome Serafino, che ci manda un bollettino postale e chiede se facciamo un faccia vedere ai telespettatori che c'è il bollettino postale. Un finanziamento al canale. Tu sei disponibile a fare un versamento speciale? Porca madosca. Ragazzi, quanti anni c'ha? Qui dice 73. 73 anni. 73. E vuole ancora i soldi col bollettino postale. Io direi soldi no, consigli sì. Cioè adesso non... Sì, soldi no, consigli sì. Vabbè. Però direi anche... Non l'ascolta. Lo so, però se te li mandiamo, colora un po' i tuoi capelli, capito? Ce l'ho anch'io bianchi, vedi? Io me li so colorati. Te potresti farli neri, no? Ci scambiamo il nostro cuoio capelluto. Oh, ma questi continuano a darci i regali. Altro regalo. Questo è troppo bello. Che non può crederci, addirittura un cuore! Un cuore, questa è roba grossa, cosa ci regalano oggi? Foto del figlio. Foto del figlio, guarda che roba, che bella creatura. Poi che c'è? Niente, questa... No, questa no. No, perché se si mandi dei bollettini è il problema, Questa è una ragazza di Roma. Di Roma. Si chiama... Lorenzo. Filippa. Filippa ha 27 anni, è la figlia di un imprenditore, ma benestante, ci dice. Niente, si è sposata, ha una in relazione con un magrebino, con cui ha avuto un figlio, la foto che abbiamo visto, e niente, dice che quando si sono conosciuti c'era un grande amore, c'è stato un grande trasporto finché erano in Maghreb, sono voluti tanto bene, lui è venuto qua, si sono sposati, hanno fatto questo figlio, e adesso lui praticamente viene a casa solo a mangiare e va sempre fuori in giro con... dice che va a lavorare, però in realtà sembra che va... Formica. Sì, non volevo dire in televisione, non so se può dire, sembrerebbe di sì. E lei ovviamente non è contenta di questa situazione, ci chiede cosa vuol dire questo e come deve fare. Cioè, okay. Che cosa significa questo comportamento e come deve comportarsi lei di confronto di questo suo compagno che è formica, insomma. Formica. Che lo aspetti al varco, ok? La cucina? No, noi, signor Postino, c'è ancora, lei presente? Sì. Ci dia l'aggeggio dell'ingegnere. Abbiamo l'aggeggio dell'ingegnere qua di Posta di Luzzo Show. Postino? L'aggeggio dell'ingegnere, quello che ha l'invenzione dell'ingegnere, fatta apposta perché c'ha il marito che è un attimino impegnato con altre. Ecco qua. Allora, questo l'ha inventato l'ingegnere, voi vi chiederete cosa c'entra con tutto ciò, e io ve lo dico subito. Vedete come è fatto? È fatto di diaculei, ok? Quindi diaculei picca se uno ci appoggia la mano. E questo un senso di sporgenza all'insù. Allora, quando viene il maritino, questo qui infilarlo, diciamo, nel lettuccio e verificare la sua situazione, ecco, di interiorità con se stesso, se è funzionale, diciamo, al rapporto di partner con la moglie, con lei mogliettina cara, e con questo tutto ciò deduce la sua passionalità o meno e la possibilità del recupero del rapporto.
Naturalmente l'ingegnere l'ha inventato, questa è la prima misura, dopo ce ne sono anche di diverse misure, però logicamente per i nostri telespettatori non vogliamo essere un attimino duri, vogliamo essere un attimino le soft, perché il nostro come canale è cosa? Soft. Come si vede questo qua? Ah, lei si sta utilizzando già il regalo della telespettatrice, che ti ho scritto col cuore. Si mette così? No? Vabbè, allora io mi prendo... C'è il terzo occhio, io ho il secondo cuore. Allora io mi prendo l'altro. Per i centesimi. Per tenere, è questo, per tenere gli euro, vedi, lei mi vuole bene, sa che c'è crisi. Quindi qua ci metto gli euro. Vabbè, arriviamo all'ultima lettera che dice. L'ultima lettera che ci ha scritto un politico, non no? Lo so, per non lo so. No, un politico. No. La Gambaro, no. La Gambaro? Si scrive la Gambaro? Si scrive la Gambaro. Hai contatti grossi, però sei un potente. Sì. Chi c'è scritto? La tonta Serafino? Roba grossa. Sì, vabbè. C'ha anche messo la foto. Che foto c'è? Non ho capito che cos'è. Il signore, no. Un auspicio. No. Vediamo, vabbè. È una foto che non si può vedere, roba grossa. Oh, guarda, ci hai quasi preso. Sì, no, anzi, ci hai preso. Ecco. Perché un certo, non dico il cognome perché può darsi che sia conosciuto, un certo Marco. Marco. Che è un dipendente della provincia di Rocca Cannuccia. Rocca Cannuccia. E niente, ci scrive che c'è un problema, praticamente economico, politico anche. Cioè, i telespettatori hanno un problema. Rocca Cannuccia, più o meno territorialmente non parlando, so se sia giusto dirlo. Verso il fiume Musone. Ma credo che sia in Puglia, però non. Ah, in Puglia. Ma non, secondo, per me è meglio non parlare del. Non localizzare troppo. No. Tanto non vogliono essere raggiungibili. Ci sente e ci ascolta. E credo che gli interessi a lui e quelli che hanno comunque. Certo, credo certo. Che sia un problema che hanno parecchie persone. Allora, la faccio breve: stanno chiudendo la provincia, stanno mandando tutti a casa, tra cui lui. Sì. E lui dice che c'ha una famiglia con tre figli, c'ha il mutuo da pagare, c'ha la macchina in leasing, c'ha l'amante e. Sì. Insomma è un po' sotto perché gli piace giocare, come si chiama, le slot. È un compulsivo è praticamente andato sotto anche lì. Quindi c'è un po' di debiti, c'è un po' di situazioni difficili e anche questo è sotto con parecchi, insomma non è proprio a livello del nostro amico di Treviso, ma siamo lì e niente, ci dice come deve fare anche lui perché gli chiedono subito. Ok, come deve fare? Come deve fare? Logicamente già qualcuno è andato in Cassazione. Ma anche lui ci mette il bollettino. Anche ma quello lui ci rigioca, noi siamo contro. No, ma allora chiariamolo una cosa, noi i soldi non li diamo. Pronto? Facciamo uno con le dipendenze del ciocco, con lo slot e c'è tanti buffi. Cosa devo fare? Rispondiamo? Accendiamo, ok. Postino? Postino, venga qua un attimino qua, c'è uno al gioco. Mi dica, c'è un'altra vita. Ci metta un euro qua, che lo vuole giocare il nostro telespettatore. Un euro la paga ad un mese. Come la paga su di un mese? Di meno. Ma anche in base, nemmeno in Bangladesh. Supposta di luce vengo pagato a tuo. Ho capito. Tutte le euro. No, ci stanno vedendo, No, io non sto dando niente qua a questo iniziamento. Cosa c'è? Ci scrivono anche da c'è l'euro? L'euro? Doniamo un euro al telespettatore perché noi siamo molto molto amici e molto cordiali con tutto il pubblico di Luzio. Un euro? È tutto il pubblico. Quindi il consiglio è gli dai un euro? Gli do un euro se lo gioco. 2,40 euro. 2,40 euro. Che non lo deve giocare. No, lo deve giocare perché questo è di Luzio, porta fortuna e vincerà tutto all'otto. Quello che ha perso. Sì. Ah, vabbè. Allora dagli anche ai telespettatori dei numeri buoni, che cosa devo dire? Il numero buono non c'è dai, questo. Oh dai, diamo un numero a testa. Ruota de Roma, nazionale. 23. Luzio? 15. 15. Io so per le vie di mezzo di solito, 17, porta sfiga. L'otto arriva fino a 90 però, poi comunque, 23, vabbè, 15, vabbè. 15. Siamo rimasti molto compattati. Io sai com'è, altrimenti so per i numeri brevi. 23, 15? E se 17, 17. Ha fatto. Allora, con questi numeri salutiamo, io direi, sì, alla prossima puntata della posta di Luzia. Sì. Tanto scriveranno. Scrivete voi, ragazzi. Di consigli, soldi no. www.opinionodiluzio.it soldi no, però consigli ce ne abbiamo tanti. Sì, le lettere qua parlano a Google, guardate che roba, guardate che roba, la posta di Luzio è peggio quella di un Montecitorio, la popolarità, cosa ci facciamo con questa popolarità, ma basta ragazzi, tutte queste lettere e i santi e gli euro e i bambini, suona tutto qua, suona. Che? Mi dica. Suonano anche i campanelli. Che? E ricordate, il postino suona sempre due volte. Oh.